Buongiorno, buongiorno e bentornati al consueto appuntamento Viaggio all'interno della Jenny. Vi ho lasciato la volta scorsa con un'immagine di sfondo che tutti avete chiaramente beccato, che è l'idea di un ammortizzatore, cioè di ammortizzare la Jenny. Ora, tema molto discusso, molto sentito, perché effettivamente con la vecchia versione, quando si prendevano i colpi, si sentivano parecchio. Più di una volta mi sono pinzato la lingua scendendo un gradino o prendendo in velocità un colpo. Ora, l'ammortizzazione è un tema sull'autobilanciante molto molto complesso. Sarebbe stato quasi impossibile in questo momento risolverlo come una macchina, cioè quindi andarlo a mettere sulle ruote, perché creava altri problemi dinamici, di meccanica, sarebbe stato veramente complicato. Volevo assolutamente un sistema quantomeno smorzante, ecco. Non parliamo di ammortizzatore, perché l'ammortizzatore ha una catena diversa, ma smorzante quantomeno degli urti. All'inizio abbiamo lavorato su un quadrato, mettendo degli smorzatori a molla e quindi creando una sorta di ammortizzazione orizzontale sui quattro punti, no? Però portava con sé problemi legati all'estetica, perché anche quello è un problema, no? Se tu hai una parte che ammortizza, quindi qui devi lasciare degli spazi che si vedano, esteticamente diventa bruttissimo. Quindi si è optato per un lavoro, è stato un lavoro lungo, capire un po' se dividere la parte seduta, cioè dove noi ci sediamo, dalla parte telaio, corpo. E quindi si è scelto di fare una seduta ergonomica, che poi vedremo nelle prossime puntate, molto complessa anche quella, perché ho visto anche nei commenti l'avete messo. L'abbiamo fatto ergonomica, scelto un'azienda leader nell'automotive che fa sedute e sederie, quindi con materiali particolari. Sul discorso antidecubito rientriamo in questioni molto complicate e mediche, perché sapete benissimo che ognuno ha il suo. Quindi io ho optato per una soluzione drastica, cioè avere il corpo, diciamo, dove all'interno c'è la seduta. Se una persona ha dei particolari problemi di antidecubito, andrà a levare il guscio sagomato che abbiamo fatto noi e andrà semplicemente a inserire dentro, all'interno, il cuscino, che normalmente è un RO o quel che sarà. Però appunto è una scelta drastica, perché non si può pensare di fare un cuscino che va bene per tutti. Abbiamo fatto uno studio sul cuscino, ma l'abbiamo fatto una via di mezzo, ecco, molto ergonomico, esteticamente molto bello. Dietro quello appunto c'è andato lo studio per fare questo ammortizzatore, ammortizzazione, chiamerei meglio smorzatore di colpi, perché alla fine è la schiena quella che prendeva più colpi, andare dietro e cercare di smorzare. Ora, anche lì dietro questo, per esempio, lo faccio vedere, si vede, sì. Questo era il primo che abbiamo comprato, che si può vedere qua. Sono piccolini, vengono tutti dalle biciclette. Questo è un prodotto chiaramente cinese, ad aria, di bassissimo costo, no? E abbiamo provato questo e di lì mi ha fatto venire in mente che bisogna metterci qualcosa di più. Cioè, per mettere questo e dire ho messo l'ammortizzatore, per chi mi conosce sa che non avrei mai messo una roba del genere, e quindi abbiamo optato per altre cose. Ecco, quelle altre cose ve le vorrei far vedere qua, che penso che dovreste vedere. Allora, questo innanzitutto, questa è la seduta ergonomica che poi vi farò vedere meglio la volta dopo. Qui vabbè, vediamo un attacco della Jenny fino ad arrivare alle nostre meravigliose schede zebrate, che poi forse non vi ho ancora detto perché sono zebrate, faremo una puntata, vi spiegherò perché sono zebrate. Ecco, questa è un'attacca che vi fa vedere l'interno della gente.
senza spoilerare niente, questo dovreste averlo già visto, e qui vedete già qualcosa, perché qui sopra vedete un attacco, l'attacco dell'ammortizzatore appunto. Questo ve lo faccio rivedere, sono le nostre meravigliose batterie, il sistema tutto studiato da noi, che sta dando veramente belle soddisfazioni. Questo vabbè è il sistema che avete visto, non ve lo faccio neanche più vedere, stiamo lavorando ancora di più per ottimizzarlo. E vi discorso. Ecco, io vi avevo lasciato con questa foto di sottosfondo che si vedeva, ecco, come vedete c'è un guscio che racchiude il sedile, all'interno c'è un sedile sagomato apposta, molto ergonomico, che ha una tenuta anche laterale delle gambe e via discorrendo. Qui poi parleremo, questo è il pivot, denominato pivot, è il nuovo sistema di comando della Jenny, una cosa meravigliosa. Lo sterzo della Jenny, completamente nuovo, stupefacente. Ecco, allora, per il dietro abbiamo optato per questa soluzione, no? Di mettere posteriormente un ammortizzatore e anteriormente invece di andare in una soluzione in gomma, no? Quindi abbiamo una soluzione in gomma, come vedete. Questi sono tutti stampi che abbiamo fatto, ci saranno tutte delle regolazioni, come voi sapete, per portare avanti e indietro lo sedile, che rimangono uguali come nella vecchia Jenny. Questa soluzione anteriore va a rendere più morbida la guida, perché ha un sistema a collassamento, cioè quindi si collassa, è una gomma e continuamente lavora per compensare. Faremo dei fori, non è proprio identico, ma il sistema è quello, l'ultima che abbiamo fatto, ci saranno dei coni da inserire dentro per renderlo più morbido o più rigido, a seconda se uno è più pesante o meno pesante, no? E questo andrà ad ammortizzare nelle salite e nelle discese, ma anche nelle piccole asperità dovrebbe lavorare. Dietro invece abbiamo l'ammortizzatore classico che lavora a taglio, e quindi nelle buche, la cosa sarà regolabile, andrà ad ammortizzare. Ecco. Torniamo, vorrei tornare un attimo in presa diretta, eccomi qua, in presa diretta, e vi volevo far vedere questo punto. Vi ho fatto vedere quello, questa è l'opera d'arte che vi voglio far vedere in anteprima. Un Ohlins, leader mondiale di ammortizzatori, indiscussa al mondo, quindi ho preso il meglio che esiste oggi sul mercato, li ho chiamati, gli ho detto il progetto che avevamo in mente, loro sono stati felici di aiutarci e quindi abbiamo cominciato a lavorare con loro allo sviluppo di un ammortizzatore dedicato, no? Quantomeno nelle regolazioni, avremo il blocco, così si creerà il blocco, è come avere un sedile, non so, mettiamo uno zaino dietro, magari aumentando il peso, 10 kg di zaino attaccato dietro, cosa facciamo noi? Andiamo a bloccarlo, è come averlo rigido, e quindi no. Poi una regolazione, un'altra regolazione. Chiaramente tutto sarà in funzione, adesso non lo vedete bene qui, qui c'è un tappino che si caricherà dell'aria a seconda del peso e di discorrere. Questo che vedete qui, questa cosa meravigliosa che vedete, ora è prototipata in sinterizzato, questo è l'attacco che andrà attaccato al sedile. Questo qui, questo beccuccio che vedete qui, che adesso vabbè, mancano i cose, sarà l'abbattimento del classico che abbiamo dello schienale, no? Noi abbiamo sempre l'abbattimento dello schienale per caricarla in macchina e via discorrendo. Qui creeremo un aggancio dove agganciarci la spesa da dietro per agganciarci da dietro. Chiaro, tutta questa volontà è sempre stata quella di tenere a vista l'ammortizzatore, talmente bello, un pezzo talmente fatto bene che merita sicuramente tenerlo a vista. Ecco, che dire, questo pezzo sarà appunto fatto staccato, avrà delle regolazioni, chiaramente avete delle regolazioni in alto e in basso per regolarcelo a seconda di come vogliamo andare. Chiaramente, che vi devo dire, cioè, tra questo e questo ci sono 1.000 euro di diversità, giusto per darvi un'idea, ma si vedono tutti, questo pesa 1,5 grammi, no? E questo qui, giusto per farvi ancora vedere qualcosa, ecco, questa è la prototipazione
del pezzo a collassamento che vi dicevo, con i fori, chiaramente per alzare la seduta ce la possiamo alzare un po' di più davanti, un po' di più dietro per dare e poi avremo anche lo scostamento in avanti e indietro come al solito per regolare la cosa. Ecco, questo qui chiaramente è una gomma che andrà a schiacciarsi e quindi ad attutire i colpi. Ecco, quindi dove forse vi posso far vedere se riporto un attimo che riporto il video, eccolo qua. Lo vedete, stiamo facendo delle prove, questa è una vecchia Gemi su cui sto diventando un ibrido, ecco, avete visto come lavora a schiacciamento. Ve lo faccio rivedere, questo è un momento, questo è il nostro prototipo, ecco, si va a lavorare, va a schiacciare. Questa cosa chiaramente si può dare il ritorno, si può lavorare sul ritorno, qui entriamo in tecnicismi anche troppo sofisticati. Quindi vi ho fatto vedere quello, vi volevo far vedere, non so dove è andato, non è questo, me lo ero preparato di qui, vabbè, comunque poco male. Questo è lo studio, tutto uno studio che abbiamo fatto di collocazione, poi l'abbiamo girato sotto sopra, questo era appunto tutto il lavoro, c'è dietro un grande lavoro di ingegneria, dietro questa roba qua. Però come si può vedere, ecco, questo è già l'abbozzo dello schienale nuovo, ma non è così. Comunque abbiamo lavorato su questa cosa per arrivare, poi vabbè, qui vedete parte del telaio, anche il telaio è cambiato tutto, ora non è più così assolutamente, però avremo a vista il nostro Hollins. Basta, direi che vi ho detto tutto quello che vi volevo dire sull'ammortizzazione, cioè sull'ammortizzatore, e la prossima volta vi parlerò di connettività, come avete chiesto, e magari vi faccio vedere qualcosina sulla seduta. Va bene? Grazie come al solito di seguirci e alla prossima.